che hai letto, torni dalla Svezia con di nuovo la cintura iridata. Raccontaci un po', insomma, che soddisfazione è stata per te questa vittoria importante. Sì, è stata una vittoria che ho apprezzato tanto. Tutte le vittorie sono ben accette, ma questa è stato, diciamo che io e mio maestro Manuel Betaz abbiamo lavorato tanto per riportare la cintura a casa, e una vittoria all'estero, soprattutto un mondiale, ha una doppia valenza, e quindi sono contentissima. Senti, in qualche modo cancella un po' la delusione dell'Octagon. Sì, infatti proprio diciamo che mi è servita, diciamo, come lezione, se così vogliamo dire, perché comunque Octagon avevo vinto io, però a volte capita, come dico in gergo, a volte sono rubati, no? Questa volta diciamo che il knockdown, il KO al quinto round è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta proprio per consolidare la vittoria, che a volte all'estero è necessaria per ottenere la vittoria. Senti, adesso tu appunto sei la numero uno al mondo della tua categoria, cosa ti aspetti dal futuro, che impegni hai? Allora, adesso sicuramente mi riposerò perché è stata un'annata bella, bella tosta, quindi dopo ovviamente un po' di giorni di riposo riprenderò ad allenarmi come sempre la mia routine, e adesso vediamo le proposte che ci saranno, a gennaio forse un'altra selezione di Octagon, comunque ci sono già cose in ballo, ma non posso dire ancora troppo. Va bene, complimenti, grazie. Grazie.